Allora, ci troviamo per studiare e comprendere il rapporto testo-musica in un grande brano di musica sacra del tardo barocco, ossia di quell'epoca che va dal 1700 al 1750. La composizione è Stabat Mater di Antonio Caldara. Antonio Caldara è un compositore che al giorno d'oggi non è molto noto, ma all'epoca in cui è vissuto era considerato uno dei maggiori compositori, tanto che Johann Sebastian Bach l'ha studiato profondamente, ne ha studiato le caratteristiche musicali, ha ricopiato delle opere di Caldara e gli autori del classicismo tedesco hanno assunto come modello. L'opera di Caldara infatti era molto conosciuta da Haydn e Mozart perché Caldara era vicemaestro di cappella e la sua opera ha lasciato delle influenze molto forti nella composizione degli autori classici. Stabat Mater è un'opera che si presta particolarmente a essere studiata sotto il profilo del rapporto testo-musica perché il testo è musicato in un modo molto puntuale. La musica tende a mettere in luce le caratteristiche profonde, drammatiche e dolorose di questo testo quaresimale e lo fa in modo puntuale e quasi maniacale. Stabat Mater inizia con i soprani che espongono il soggetto di una composizione contrappuntistica e lo fanno in questo modo. Ascoltiamo. Le prime due parole, Stabat Mater. Stabat Mater è reso in musica con intervalli discendenti. Già questo ci ambienta nel clima doloroso del testo, per cui anche della musica. Il secondo dei due intervalli è un intervallo di quarta diminuita. Lo sentiamo con attenzione. L'intervallo di quarta diminuita è un intervallo utilizzato raramente nella letteratura. Quando viene utilizzato con uno scopo fortemente espressivo, patetico nel senso della passione. I contralti rispondono a questo soggetto con una risposta altrettanto drammatica che contiene l'intervallo di terza diminuita. Dopo i soprani e i contralti, lo schema dell'esposizione prosegue dall'alto verso il basso, coinvolgendo i tenori e i bassi. Per cui l'esposizione di Stabat Mater in tutte le voci viene anch'essa a assumere una configurazione discendente. Non soltanto il soggetto Stabat Mater espresso dalle singole voci è discendente, ma la configurazione espositiva è interamente discendente. Lo sentirete ora con il coro che canterà esclusivamente Stabat Mater. Dopo aver musicato le prime due parole del testo, mentre prosegue questa configurazione espositiva, sentiamo il secondo motivo parola, quello che musica la parola dolorosa.
disegno più mosso, complessivamente discendente, fatto di piccoli intervalli, al massimo di terza, sostanzialmente gradi congiunti, che è come se fossero imperniati su un centro e girassero intorno a questo centro, dolorosa. Sentiamolo da parte dei soprani. Dettaglio è ripreso da tutte le altre voci, sempre in senso discendente, e possiamo dunque sentire l'intero motivo frase Stabat Mater Dolorosa, riconoscendo bene questi due motivi parola. Tutto il coro potrà cantare Stabat Mater Dolorosa. Alla quinta, sesta battuta emergono altri aspetti del dolore della madre davanti alla croce. In particolar modo alcuni aspetti sempre melodici riguardano l'uso di intervalli piccolissimi. Ad esempio i soprani a battuta 6 e 7 esprimono in questo modo il senso del dolore della madre. Allo stesso tempo i tenori fanno dei ritardi che verranno messi bene in rilievo, i bassi camminano a passi molto lenti e i contralti ribadiscono il disegno mosso del dolore che abbiamo sentito prima. Possiamo cantare l'intera parte Stabat Mater Dolorosa prima di andare a scoprire come Caldara rappresenta la postura della madre di fronte alla croce. Da battuta 1 a battuta 10, con attenzione alla pronuncia della parola. Amplifichi il testo sacro attraverso l'uso di figure melodiche particolarmente espressive. Ma il lavoro di Caldara non riguarda solo la melodia, ma riguarda anche l'armonia. L'armonia di Stabat Mater è particolarmente interessante e oltremodo espressiva. Andiamo a scoprire alcuni accordi chiave. Alcuni accordi che tecnicamente hanno anche un nome, ad esempio la triade eccedente, argomento armonico non diffuso, lo troviamo a battuta 8 e chiedo
al coro di soffermarsi su questo momento. Triade eccedente, che è un simbolo di dolore, è una sorta di lacrima che pervade la partitura in questo momento. Risentiamolo meglio, naturalmente ci si ferma su questa battuta e non si va avanti. Questa triade eccedente è il primo dei simboli di dolore che volevo far sentire. Il secondo è un accordo che si chiama accordo di sesta tedesca. Altro accordo simbolicamente legato al dolore. Ora chiedo al coro di soffermarsi su questo punto, iniziando dallo stesso punto di prima. Questo tipo di sound, ancora assolutamente raro nell'età barocca, ma usato appunto raramente solo per disegnare, per dipingere delle situazioni di drammaticità intensa, è particolarmente interessante anche perché poi verrà ereditato da Haydn, Mozart e dagli autori classici. Magari non sempre così legato al dolore, perché poi diventerà un mezzo artistico più comune. Abbiamo visto come con grande sapienza e con gesti minimi ma efficacissimi, Caldara mette in rilievo la ricchezza di questo testo, donandole altrettanta ricchezza musicale. Andiamo ora a indagare come raffigura in musica come dicevo prima, la postura della madre davanti alla croce. La figura melodica questa volta è ascendente, quasi a rappresentare lo sguardo di una donna che dal basso verso l'alto vede il figlio appeso alla croce. Sentiamo come i contralti esprimono il senso di juxta crucem lacrimosa. Molto interessante anche l'aspetto delle durate dei suoni. Vedrete, juxta crucem lacrimosa, la estrema lunghezza della nota accentata di lacrimosa. Solo i contralti, juxta crucem. Provavamo questa frase, non in chiesa, la sonorità era meno adeguata. Ora vedete che la chiesa, il luogo sacro, ha suggerito la giusta sonorità, così come anche la giusta intonazione. Espongono i contralti e rispondono i soprani. E allora ci accorgiamo di un'altra caratteristica di cui non avevamo parlato. Così come la madre addolorata era espressa attraverso figure discendenti e una configurazione espositiva discendente, ora la madre davanti alla croce è esposta dapprima dai contralti con figura ascendente e rispondono i soprani che sono una voce più acuta. Sentiamo come viene musicato questo tratto, cantiamo tutti questo juxta crucem, tutto il coro.
e tentiamo cantandolo di mettere in luce queste caratteristiche. Juxta crucem da battuta 11. Trova all'interno della partitura alcune zone particolarmente patetiche, nel senso ovviamente della passione dolorosa. E mi preme mettere in luce in particolar modo, la dissonanza asperrima che si crea sul battere della seconda pagina di battuta 12. Fra soprani e contralti. Chiedo a soprani e contralti di soffermarsi su questa dissonanza di seconda minore, che è una grande lacrima nella partitura. Questa forte dissonanza ci ricorda il dolore della madre davanti alla croce. Proviamo a mettere in luce tanto questa, pur andando avanti nella esecuzione del brano, quanto quell'altra dissonanza che c'è fra tenori e bassi a battere di battuta 13. Cantiamo pure tutto il tratto, tutto il motivo frase, iuxta crucem lacrimosa, per poi dopo andare a scoprire come viene rappresentato il figlio appeso alla croce. Rappresentato con disegno discendente, grado per grado, un disegno discendente per gradi congiunti. Il coro ce lo farà sentire e incontreremo intorno alla battuta 19 anche un altro accordo particolarmente espressivo, che è l'accordo di sesta napoletana. Tutte queste caratteristiche, riascoltiamo l'intero brano mettendo in luce tutto quanto è stato detto e perverremo a un ascolto del primo quadro di Stabat Mater, un primo ascolto più consapevole, comprendendo che la musica sacra del passato aderiva in modo perfettamente calzante al testo sacro. C'era una stretta coincidenza fra parola e testo. Non era frequente intorno alla tarda età barocca che si creasse questa forma di schizofrenia dove nella musica liturgica applichiamo ad esempio un brano di musica leggera a un testo sacro, dove la musica è un'opzione secondaria rispetto al testo. Stabat Mater.
Dopo aver studiato il primo quadro, andiamo a saltiamo alcuni tratti di testo per andare a scoprire le caratteristiche del secondo quadro corale, Que merebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti. Questa volta partiamo dall'ascolto. Fa sentire, e può accorgersene anche qualsiasi persona digiuna di musica o semplicemente appassionata, ci fa sentire una rappresentazione anomala del dolore che è resa attraverso l'utilizzo di due accordi collegati in un modo particolarmente strano. La situazione è questa. Che tende a essere una delle rappresentazioni del dolore straziante, collegato con questo secondo accordo, questo collegamento in particolar modo nella teoria dell'armonia, anche all'epoca di Haydn e Mozart, era considerato quasi come un errore musicale. Ovviamente ogni errore scolastico può diventare una caratteristica espressiva all'interno dell'opera d'arte, per cui il senso della inconsuetudine o addirittura dell'errore armonico, che per i tecnici prende nome di falsa relazione di ottava, ossia i tenori hanno questa nota e i bassi quest'altra, un cromatismo distribuito su due ottave diverse, e nello stesso tempo i bassi hanno questa nota nel primo accordo, mi bemolle, e i tenori nell'accordo successivo, mi be quadro, per cui questa doppia falsa relazione di ottava da doppio errore diventa doppia possibilità di rappresentare il dolore. Que merebat et dolebat. Il coro farà sentire con attenzione questo tratto essenziale, cantando in modo leggero tutto quanto invece non ha particolare interesse. Per cui la direzione della frase è proprio mirata a questo punto del testo sacro. Quest'ultima situazione armonica, nati pena incliti, desta il nostro interesse perché sentiamo che la cadenza che realizza Caldara a conclusione di questo quadro e ricordo, cadenza vuol dire in qualche modo la cadenza in musica è come il punto nella scrittura. Per cui il tratto finale di questa musica non esprime né un accordo maggiore né un accordo minore.
mantiene una consonanza perfetta di quinta vuota, non vi è la terza in questo accordo. Nati pena incliti, chiedo al coro di eseguire questo brano da Nati pena incliti e di cantare con consapevolezza l'accordo finale in modo chiaro. Iniziano i soprani naturalmente. Perfetta, il riferimento è al crocefisso e la consonanza perfetta è una scelta certamente non casuale. Se il pezzo fosse finito con una cadenza, con la triade minore, la tristezza sarebbe stata una tristezza troppo evidente. Se fosse finito con un accordo maggiore, con la terza di Piccardia, sarebbe stato un gesto ottimistico, forse inadeguato alla natura del brano. Penso che la scelta di una consonanza perfetta sia strettamente correlata al soggetto che è il Cristo crocifisso. Direi che potremmo vedere un altro quadro particolarmente rappresentativo. Mi preme in particolar modo mettere in luce le caratteristiche di Sancta Mater Istud Agas, Crucifixi Fige Plagas, Cordi Meo Valide. Santa Madre, Santa Madre, ribadisce Caldara con un artificio retorico, ripete Sancta Mater Istud Agas, fai questo, fai che del crocifisso le piaghe siano fortemente impresse nel mio cuore. Qui vediamo come Caldara riesce a non entrare subito nel merito del dolore, nel momento in cui dice Santa Madre, fai questo. La tonalità è maggiore, la scelta della tonalità di mi bemolle maggiore è la scelta di non buttarsi a capofitto nel dolore, non è un momento doloroso. Sentiremo che il dolore è riservato al momento in cui dice fai che le piaghe siano fortemente impresse nel mio cuore e allora torneranno in quella zona in cui appunto sul punto di arrivo crucifixi fige plagas torneranno a occuparsi del dolore quegli accordi particolarmente espressivi, la settima diminuita, questa volta l'accordo di sesta italiana su plagas che andiamo subito a sentire. La scelta di Caldara per le piaghe è l'accordo di sesta italiana.
Mozart. La parola plagas è accentata su pla e l'accordo di sesta italiana, che è la cifra di questo testo, è posta sulla sillaba accentata. Ci soffermiamo su pla, dove ascoltiamo il suono di questo accordo di sesta italiana. E ora facciamo sentire plagas con in evidenza la sesta italiana e non in evidenza invece la dominante, su cui risolve l'accordo di sesta italiana. L'altro accordo importante è su crucifixi. Ora ci soffermiamo sull'accordo di settima diminuita. Ossia su battere di 158. C'è un terzo ingrediente, come dicevo prima, una terza lacrima che disegna e esprime il dolore di questo momento, che è il ritardo ai soprani su fige, imprimi. Per cui chiedo adesso ai soprani di mettere in grande evidenza questo ritardo. Queste piaghe siano fortemente impresse nel mio cuore, e qui c'è una sorta di ritorno all'inizio di Stabat Mater, cordi meo valide, dove risentiamo gli intervalli che avevano caratterizzato l'inizio di Stabat Mater. Sentiamo in che modo le piaghe possano essere fortemente impresse nel nostro cuore. Eseguiamo da battuta 159. Avendo compreso la stretta relazione fra testo e musica in questa grande opera di Caldara, in questo quadro, ora possiamo riascoltare questo quadro alla luce di quanto abbiamo sentito, con un ascolto più consapevole e più consapevoli del fatto che Caldara, scrivendo questo brano, fa una sorta di piccolo trattato di teologia, in qualche modo dalla sua lettura del testo Stabat Mater. Una lettura che è altrettanto valida e forte delle letture gregoriane, certamente più forte di qualsiasi lettura musicale che non abbia alle spalle una conoscenza profonda del testo e della musica. I due aspetti sono inscindibili. L'unico rischio è quello di dimenticarsi che la musica non è una veste secondaria per il testo.
penso che comunque in questi anni ci si stia accorgendo che il malcostume diffuso nella musica liturgica può essere facilmente superato con la conoscenza e con lo studio. Risentiamo questo momento Sancta Mater, Istudagas, il coro consapevolmente quando canta Sancta Mater, dove non c'è il dolore, canta in modo molto sereno. Santa Madre, fai questo, dedicando il momento invece del pathos a quando dice fai questo, fai che nel mio cuore le piaghe siano fortemente impresse.